Salve a tutti ragazzi, mi dispiace aver fatto uscire video ieri, ma c'è stato un problema tecnico. Praticamente ogni volta che io cerco di editare un video, il mio computer non ce la fa, si blocca in continuazione, quindi tanti problemi. Però volevo dire, abbiamo lasciato che sta per esserci una battaglia. Spero che vi incuriosisca. Da qui in poi ricordatevi come si chiama la macchina, ricordatevi tutte le persone che incontreremo perché avranno il loro significato anche alla fine, verso la fine del gioco. Allora ragazzi, intanto io mi prendo il tesoro. Non ci vorrà molto. Devo mettermi in posizione. Quello che arriva. Attenti ai corsieri! Io ovviamente mi metto male, come sempre. Qualcosa grosso. Ragazzi, ragazzi, io ovviamente mi sono messa nel punto più di merda. Ah, ok. Evidenzia. Oh. Ok, ricominciamo. Sempre con lo strumento che esplode. Ma siete delle cacche! Non ci vorrà molto. Devo mettermi in posizione. Quella che arriva. Attaccate! Attenti ai corsieri! Li ha fatti impazzire! Oddio, dov'è? Oh, ce l'ha con me adesso! Ma che fate schifo, pure scommesse su di me! Non me l'hai visto. Completamente incapace con il controller. Cioè, chi è che gioca a COD? Qua si sciala. Questo è il problema. Ah, ma non si può risalire. Sasso!
Mamma mia. Si muove troppo velocemente, te lo giuro. Comunque sei mezzo buggato. Finiamo in maniera da film proprio. Mamma mia, che si può. Mamma mia! È a terra! Ecco! Come fa a possedere le altre macchine? Non ci sono riuscito. Mettendoci il biscotto, stronza! Ma come? Sei delle cacche. Ma pure tu, Nick! Sì. Pure Nick per la sconfitta, ma sei delle cacche! Facciamo una prova. Può usarlo! Oh, oh! Sì, a cazzo, ora. Tecnica proprio. Cioè fammi capire ora come ha fatto a inventare un meccanismo. Come sei riuscito? Hai ucciso quel demone. E gli hai strappato le interiora. Il modo in cui controlla le altre macchine. Penso di aver capito. Ma prima devo provarlo. Oh, immagino sia pieno di corsieri lungo la strada per le porte dell'abbraccio. Esatto. E devo comunque raggiungere le porte. Devo parlare con Varl. Ho sempre saputo che fossi diversa, Roy, ma... Ma cosa? Credo che tu sia un dono della madre. A prescindere da cosa dice Resh. Grazie, Deb. Ma ora devo andare. Lo so. Frenzonato. E sarai nei miei pensieri. Oh! Dovete riparare la porta immediatamente. Ora mi deve delle scuse quella merda. Il mondo si sta facendo bianco. Comunque la porta me l'hanno aperta, eccolo là. Dov'è quello schifo? Vieni qua, parliamone. Che devo fare perché tu te ne vada? Ah, che tristezza, invece questo... Mi sarei aspettato un dialogo con lui. Però meno con gli occhi a cuoricino, compa. Infatti. Ah, ora puoi fare la cosa figa di cavalcare le macchine, esatto. Oh, ciao, Death Bros. Ciao, i fratelli. Comunque sì, cioè, ragazzi, non è possibile questa cosa. Devo trovare un metodo per scoprire cosa fa questo dispositivo. Un dialogo. Prova il dispositivo di override su una macchina. Veramente, già. Con molta calma. Però sì, cioè, come storia comunque sembra fatta bene, secondo me. Ok, ecco fatto! Andiamo, andiamo! Oh, funziona! Non è ostile. Sembra quasi docile. Forse... Ecco fatto. Bravissimo. Ora sì che mi piaci. Bah. Ciao, logico. Va bene, ciao, logico. Oh, ragazzi, ma è una figata. Usa l'attacco. Io! 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 Al galoppo! Come si va più veloce con sta cosa? Fatelo avvicinare! Più vicino! What the fuck? Ah, senza la cavalcatura. Tirsa mi ha detto che conosci la strada per Meridiana. La capitale del dominio Karja. Stai cercando l'esilio? No, un traditore, Olin. Adesso sono una cercatrice, posso andare a cercarla. Allora, va a nord, a Corona della Madre. Se ce la fai, parla con Marea, ti indicherà la strada. Se ce la faccio? È un viaggio pericoloso. Dopo il massacro dello squadrone, nessuno pattuglia più, i confini sono indifesi.
Non abbiamo più un capoguerra. Non è compito di Resh. Solo perché Sona è scomparsa. Andrei a cercarla io. Ma mi ha ordinato di difendere queste porte con la vita. E così ho fatto. E vieni con me. Va bene ragazzi, finiamo questo dialogo e stacco. Pericoli oltre l'abbraccio, la prova, massacro dello squadra del capoguerra. Così il capoguerra Sona è scomparsa. Anche con lo squadrone massacrato, non ha rinunciato alla caccia. Ha radunato volontari e ha inseguito gli assassini. Non ti sei offerto? Certo che sì. Ma Sona ha rifiutato. Mi ha ordinato di occuparmi dei feriti nell'abbraccio. È poca amica. Di difendere le porte e il villaggio con la vita. Sono passati 2 giorni, ma da allora non ho più saputo nulla. Quindi non sappiamo ancora se è viva o morta. Se c'è qualcuno che può sopravvivere là fuori, è lei. La sua prodezza è leggenda. Una lancia solida con cui tutti possiamo misurarci. Sembrerebbe essere molto forte. Ah, non ne hai idea. È mia madre. Ah, è la sua sorella, Vasca! Hai detto che ho vinto la prova. Come lo sai? I sopravvissuti dicono che hai combattuto con valore, insieme a Buster. E mia sorella. Vala era tua sorella. Ma si è capito, lo sapevi, che cosa terribile, va. Non ce l'avevamo già detto. Mi piaceva. Pensavo che saremmo diventate amiche. Se avessimo potuto. Grazie. È morta salvando altri. Non esiste morte migliore. Hai detto che lo squadrone è stato massacrato. Come? Dopo la notizia dell'attacco alla prova, il capoguerra Sona è partita con uno squadrone. Ma cercando vendetta, alcuni audaci sono avanzati e sono finiti dritti in trappola. Un branco di macchine impazzite, corrotte, si è scagliato contro di loro e li ha massacrati. Il capoguerra Sona ha attaccato e distrutto le macchine, ma gli assassini sono fuggiti. Abbiamo subito molte perdite. Che strano però! Lei come ha fatto a fuggire? Hai detto che la strada è pericolosa. Che mi pare strano. Troppi da poterli elencare. Cioè lei è riuscita a scappare da sola da una trappola. Facendole impazzire. Sì, me ne sono accorta. E i banditi, tagliagole che superano i nostri confini per attaccarci. Pare che si trovino in cima al fiume. Credo che dovrò creare altre frecce. Ora devo andare. Aloy, prima che tu vada a Corona della Madre e oltre, potresti aiutarmi a cercare Sona? Sì. Alla tribù serve la sua guida. Andrei io da solo, se non mi avesse ordinato di difendere le porte a ogni costo. Dov'era l'ultima volta? Sul luogo del massacro. Un'area boscosa lungo Sete del Demone, da questo lato del fiume. Potresti riuscire a seguire le sue tracce. È andata a cercare gli assassini della prova. Che hanno ucciso i nostri cari e cercato di ucciderti e... Io capisco, Varla. Vedo cosa posso fare. Arrivo. Ok. Arrivo. Allora... La Dea ti protegga. Arrivo! Perché devi entrare? Allora, io mi fermo qua e niente. Ma finora sinceramente è la storia che mi fa, che mi incuriosisce. Però credo che possa essere un po' deludente in realtà. Che possa essere deludente in realtà, perché ci sono cose fatte bene e cose fatte un po' me. Quindi non lo so, può essere che poi giocandolo tutto uno lo apprezzi, però si vede che è stato curato a livello di dettagli, di grafica, però certi dialoghi li avrei fatti più vivi.
Vabbè ragazzi, il video di oggi può finire qui, spero vi sia piaciuto, abbiamo visto il primo corruttore, adesso sappiamo fare l'Override. La quest di Sona sarà molto interessante, Sona è un bel personaggio e penso che tutto il prossimo video sia dedicato a lei. Andrà a far parte stranamente questa quest delle queste principali, anche se inizia come secondaria. E niente, spero che vi piaccia e ci vediamo alla prossima. Un bacio.